Ciao a tutti, tre veri segreti per conquistare il cuore di un uomo. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo diversi livelli di abbonamento: abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazioni, seminari dal vivo, abbonamento master consulting e con in più una consulenza telefonica. In più ti ricordo di iscriverti al mio nuovo canale Liberati del Narcisistico Massimo Tramasco, un canale che è appena nato, ma ne vale veramente la pena. Ma veniamo al tema, veniamo al tema. Tre veri segreti per conquistare il cuore di un uomo. Allora, diciamo che gli uomini hanno, come dire, un punto di ebollizione abbastanza sessuale, abbastanza basso. Cioè si coinvolgono velocemente da un punto di vista sessuale, però questo non fa sì che si innamori, ovviamente, questo è, devi tenerlo presente. L'innamoramento non dipende da quello. Quindi, se speri di coinvolgere un uomo sessualmente, sì, potrai attrarlo se sei una bella donna, se sei una donna intrigante, potrai attrarlo, ma quello è un po' come un fuoco di paglia, diciamo, un fuoco che dura poco. Se non metti la legna pesante, insomma. Intanto, qual è il primo segreto? Sembrerà strano, ma è l'autostima. L'autostima è l'elemento base della seduzione. Perché se non ti ami, se non ti accetti, se non credi in te stessa, non potrai mai sedurre nessuno. Quindi, adesso ti spiegherò come fare a sviluppare la tua autostima. Intanto, devi prestare attenzione a te stessa. È molto importante questo, a quelli che sono i tuoi punti di forza. Ce l'hai, tutti li hanno. Quindi individua quelli che sono i tuoi punti di forza, non soltanto estetici, anche quelli estetici, ma quelli che sono i tuoi punti di forza, ma devi dedicare, perché quello dove noi facciamo focus, andiamo a ottenere risultati. Se tu fai focus, diciamo, su una situazione, diciamo, come possiamo dire, negativa, e se tu fai focus sui tuoi difetti, scoprirai tutti i tuoi difetti. D'altra parte, come dire, anche San Francesco, se vogliamo trovare dei difetti in San Francesco, li ritroviamo. Diciamo che era uno schizofrenico che, diciamo, parlava con gli animali. Quindi tu devi individuare i tuoi punti di forza e valorizzali al massimo. Per sedurre è indispensabile avere stima di te, è indispensabile piacersi, è indispensabile avere la profonda convinzione che sei una donna di valore, che sei una donna che si merita il meglio. Tutto parte dalla tua testa, tutto parte dal mindset. Gli uomini sono attratti tantissimo, molto di più di quanto tu possa immaginare, da una donna che ha un'immagine positiva di se stessa, da una donna che ha self-confidence, fiducia in se stessa. Guardati allo specchio e individua le tue caratteristiche migliori, non soltanto fisiche, ma estetiche, ma in generale. Guardati allo specchio. Non guardarti con vanità, tanto per dire, ma evidenzia al massimo tutte le caratteristiche, fascino e seduzione. Fascino e autostima sono fatti innanzitutto uno degli ingredienti base del fascino e dell'autostima è la consapevolezza. È fondamentale. Se tu sei consapevole, di quello che vali, non avrai sicuramente problemi. Fascino e seduzione sono fatti di consapevolezza. Se tu non sai quanto vali, se tu non valorizzi quanto vali, perché tu vali, devi semplicemente valorizzarlo, devi semplicemente crearti un'immagine di te stessa positiva, perché l'immagine interiore, ognuno di noi ha un'immagine interiore, diventa la nostra guida. Noi ci modelliamo sulla nostra immagine interiore, quindi
Siccome l'immagine interiore dipende solo ed esclusivamente da te stessa, non c'è nessun altro che può interagire sulla tua immagine, sull'immagine interiore che tu hai di te stessa, nessun altro. Sei solo tu che ha questa possibilità e quindi devi assolutamente, assolutamente sviluppare le capacità, devi assolutamente, assolutamente, diciamo, diventare la guida di te stessa. Questo devo dirti che è il punto fondamentale, fondamentale per la tua vita, non c'è altro da fare. Il tuo modo di fare, il tuo modo di camminare, il tuo modo di parlare, il tuo modo di agire, il tuo modo di vestirti, il tuo modo di essere si basa esclusivamente, principalmente sull'immagine che tu hai di te stessa, si modella sulla persona che pensi di essere. Quindi non mi stancherò mai di dire che è fondamentale, di fondamentale importanza crearti un'immagine positiva di te stessa. Crearti un'immagine positiva comporterà avere una forte personalità che affascina tantissimo. Gli uomini perdono la testa, perdono letteralmente la testa per donne che trapelano sicurezza, che trapelano fascino, che trapelano femminilità. Non sarà mai tempo perso quello dedicato a queste caratteristiche. Posso assicurarti che è fondamentale, fondamentale. Gli uomini sono fortemente attratti. Questo è il primo punto che tu devi portare avanti sicuramente, quindi crearti fascino. Secondo punto, il secondo segreto per sedurre un uomo è collegato al primo, diciamo, ed è un po', come dire, il proseguimento, e se vogliamo, e rappresenta, diciamo, la tua dignità e i tuoi valori. Cioè, devi, nel rapporto con un uomo, non devi mai perdere la dignità, non devi mai, diciamo, accettare dei vincoli. Il vero segreto è che devi vincolare lui. Più lui rinuncerà ai suoi vincoli. Se tu hai fatto bene la prima parte, il primo segreto, quello che ti ho detto di sviluppare la tua autostima, lui sarà predisposto, diciamo, a cercarti. E se rinuncerà a qualche cosa, non dico che deve rinunciare alla dignità, ma a rinunciare a, per te, a fare delle cose, ma senza che tu glielo chiedi, perché chi chiede è assolutamente perdente. Tu non devi chiedere assolutamente nulla. Se perdi la tua dignità, non riesci a raggiungere nessun obiettivo. Questo è molto importante. Non perdere la dignità vuol dire anche sviluppare fascino, vuol dire anche sviluppare entusiasmo, che sono parte, diciamo, di questo secondo segreto. Dignità, fascino, entusiasmo. Il fascino con la bellezza non c'entra niente. La bellezza è un qualcosa di estetico che può anche lasciare il tempo che trova. Il fascino è, diciamo, è l'immagine che tu trasmetti, l'immagine non soltanto fisica, ma l'immagine totale, è la femminilità che tu trasmetti, è il modo in cui cammini. Il fascino è misto di attrazione, interesse e coinvolgimento che sei in grado di suscitare negli altri. E puoi farlo attraverso veramente la capacità di gestire te stessa, di gestire le tue emozioni, di gestire le cose che sono importanti per te. Quindi impara ad avere fascino, impara a enfatizzare le cose belle della vita, l'entusiasmo. Inizia a pensare che la vita è un'avventura da godere, non è una cosa da soffrire. Se soffri non è amore, se soffri manda a fanculo rapidamente. E adesso sto per svelarti il terzo segreto, che altresì è molto importante, anche il terzo segreto, è la capacità di seduzione vista come un gioco. La seduzione è un gioco con la G maiuscola. Devi imparare a dare degli stimoli e osservare le risposte. Gli stimoli devono andare a colpire tre aree dell'uomo, sono l'area
cognitiva, farti vedere come una donna che ricalca i suoi valori, quindi cerca di capire quali sono i suoi valori logico-razionali. I valori rispondono alla domanda che cosa è importante per te. Quindi indirettamente fagli questa domanda perché lui devi capire quali sono i suoi valori e poi devi capire quali sono i suoi turbamenti per poter giocare poi. I turbamenti invece rispondono a nessuna domanda, diciamo logico-razionale, ma rispondono alle domande affermative del linguaggio non verbale. Inizia a parlare di tradimento, se vede che sul tradimento si mordicchia le labbra, si umette le labbra, si tocca la bocca in questo modo. Da quelli che si chiamano segnali di gradimento emotivo, significa che lì sotto c'è un turbamento sottostante. Quindi tu dovrai andare ad amplificarlo. Quello del tradimento in questo caso. Non è che dovrai dirgli piacere come vanno le tue corna, perché scateneresti la sfera logico-razionale, ma dovrai, che ne so, iniziare a parlare di corna, il principe tal dei tali che ha cornificato la principessa tal'altra, o viceversa. E insomma, perché gli darai uno stimolo emotivo? Per fare tutto questo devi iniziare a giocare, devi iniziare a portare avanti il gioco della seduzione. Ecco, questo è l'altro segreto, dare le giuste emozioni. Se tu porti avanti questi tre segreti, se porti avanti queste tre strategie, vedrai che sedurrai tranquillamente tutti gli uomini che vorrai, tutti gli uomini si innamoreranno perché questi sono i tre veri segreti. Utili, necessari, indispensabili per conquistare il cuore di un uomo. I tre veri segreti per conquistare il cuore di un uomo. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e troverai 4 livelli di abbonamento: abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni, seminari dal vivo, abbonamento master consulting e quindi più una consulenza telefonica. Per questo video è tutto, cara Malgasciona, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!